partiamo dunque. La prima slide che abbiamo voluto mettere è quella che secondo noi è fondamentale e che citiamo sempre, l'articolo 32 della nostra Costituzione. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Vedremo poi in alcune slide successive perché questo articolo innanzitutto non è rispettato. Purtroppo la nostra sanità, e parliamo nello specifico, vedrete ci saranno delle slide in genere sulla sanità, quindi sulla situazione sanitaria in Italia, ma nello specifico poi parleremo della Lombardia, perché ovviamente questo è il territorio su cui ci stiamo muovendo e che ci interessa oggi. Allora, queste sono le competenze, perché molte volte si fa confusione, ed è normale insomma, su quelle che sono le competenze statali e quelle regionali. Come sapete, il titolo quinto ha attribuito alla regione delle competenze molto specifiche. La gran parte delle competenze sanitarie sono regionali. Abbiamo voluto qui riportare una parte, un estratto dall'articolo 117 della Costituzione italiana, e poi quali sono nello specifico le competenze regionali. Allora, per quanto riguarda appunto le competenze, quindi il settore in cui ci muoviamo, giusto per dare due cifre, perché tanti so che lo sanno, ma alcuni magari no, più o meno Regione Lombardia ha un bilancio di 24 miliardi l'anno. Di questi 24 miliardi, circa 18 miliardi l'anno vengono spesi per la sanità. Quindi è il capitolo di bilancio più pesante della regione, ovviamente, perché la sanità, come potete vedere appunto dalle competenze, è per la maggior parte regionale. Allora, la spesa sanitaria nelle regioni. Dunque, abbiamo voluto mettere questa slide per evidenziare, visto e considerato che i nostri politici ci dicono sempre in Lombardia, e per carità del cielo, effettivamente in Lombardia ci sono delle eccellenze, indubbiamente abbiamo delle enormi eccellenze ospedaliere, per quanto riguarda, voi sapete che la Lombardia è la regione dove c'è il maggior afflusso di quello che viene chiamato turismo sanitario, cioè dalle altre regioni vengono in Lombardia per farsi curare. Quando noi abbiamo i nostri confronti, perché ovviamente lavoriamo in rete sia con i nostri deputati, i senatori che si occupano di sanità, sia con i colleghi delle altre regioni, abbiamo costruito una rete, perché non c'era, l'abbiamo voluta fortissimamente, proprio perché quando facciamo il programma, noi sul programma che presenteremo ci confrontiamo, ovviamente, perché dobbiamo avere una coerenza di direzione per quanto riguarda anche la sanità, e quando appunto ci confrontiamo con i nostri colleghi, uno dei problemi che viene sempre posto è proprio quello della sanità delle persone che escono dalla regione per andare in altre regioni a curarsi. Noi abbiamo il problema contrario, nel senso che qua vengono molte persone con problemi che ci vengono sottoposti residenzialità, quindi di luoghi dove per esempio i parenti di queste persone che vengono a curarsi possono stare. Però, come vedete, la spesa sanitaria pubblica corrente per abitante è più bassa decisamente che in altre regioni. Allora,
Corruzione e trasparenza. Questo è una slide che abbiamo voluto mettere. Come sapete, ci occupiamo da sempre di corruzione e trasparenza. Abbiamo come azione un risultato che abbiamo ottenuto: siamo riusciti a far inserire, presentando davvero decine di migliaia di ordini del giorno, quando era in discussione la legge 23. La legge 23 è la legge che nel 2015 è stata varata su quella che doveva essere la riforma del sistema sociosanitario lombardo, e che poi invece è diventata evoluzione del sistema sociosanitario lombardo, perché in realtà poi è stata davvero un'evoluzione che ha aperto ulteriormente, poi ne parleremo dopo, il nostro sistema sociosanitario al privato. E quando appunto abbiamo fatto questa legge, una delle cose e del, diciamo, quelle che consideriamo davvero un successo che siamo riusciti ad ottenere, anche se poi è stato in parte inficiato, è stato quello di mettere l'agenzia di controllo. Agenzia di controllo, che è un organismo indipendente, l'avevamo proprio chiesto come organismo indipendente, che potesse controllare quello che è diciamo tutta la sanità. Purtroppo come sempre non c'è stata data, nel senso non è esattamente quello che volevamo, perché poi alcune indicazioni che avevamo dato di nomi di persone che volevamo dentro questa agenzia di controllo non sono state, diciamo, accettate, e quindi dovremo ancora lavorarci. Ben lontano è da quello che vogliamo noi e che intendiamo noi come controllo e come trasparenza della sanità, quello che viene fatto ora. Ad esempio, una delle cose che metteremo anche nel programma, lo vedevo più avanti, è proprio quello che noi chiediamo, che comunque tutte le aziende private, il privato convenzionato che c'è in Lombardia, presenti e abbia dei bilanci trasparenti esattamente come le aziende pubbliche, perché è corretto, e stiamo parlando non solo di strutture sanitarie, stiamo parlando anche delle strutture del socio sanitario, quindi tutte quelle che lavorano, per esempio le RSA, le fondazioni, tutti i centri diurni, tutto quello che prende, cioè il principio è questo: tutti coloro che prendono soldi, fondi pubblici, quindi che prendono i nostri soldi delle tasse, perché poi alla fine sono quelli, no, i fondi pubblici, i soldi che paghiamo per le tasse, tutti coloro che li prendono devono, e ci sembra una cosa molto naturale, devono giustificare come spendono questi soldi, cioè dobbiamo avere dei bilanci trasparenti. Noi abbiamo sulla corruzione, ovviamente abbiamo dei nostri commissari che tra l'altro sono qua presenti, che lavorano nella commissione antimafia, che fanno un gran lavoro per quello che riguarda lotta, cessa agli atti, eccetera, sulla corruzione e anche su quella che c'è in sanità. Molte volte però abbiamo davvero grosse difficoltà ad accedere a dei documenti, perché ci vengono, fanno le cose in modo molto abile, cercando comunque di nascondere o di procrastinare, quindi cercano di rimandare. Molte volte, quando facciamo degli accessi agli atti, alcune cose vengono rimandate, ma rimandate per mesi, qualche volta per anni, quindi diventa davvero molto, ma molto difficile riuscire ad avere informazioni su quelle che sono delle azioni. Non so, mi viene in mente il Project Finance,
outsourcing, per esempio, che è una di quelle cose su cui è molto difficile avere delle informazioni puntuali e precise, e noi diciamo sempre: se non c'è niente da nascondere, perché negare delle informazioni? Tutto sommato, se dicono sempre che è tutto regolare, che è fatto tutto ai termini di legge, poi vediamo quando fanno delle indagini che proprio così non è. Uno dei grossi problemi, ed era una cosa su cui eravamo intervenuti anche subito all'inizio, è quella della nomina, delle nomine politiche. Purtroppo noi sappiamo che comunque in sanità, e appunto come dicevo è il settore in cui si muovono la maggior parte dei fondi del bilancio della regione, le nomine purtroppo apicali sono fatte a livello politico, quindi questa è una delle cose, e non sempre, anzi spesso non vengono rispettate quelli che sono dei criteri, quelli che vorremmo noi strettamente meritocratici, e soprattutto se una persona non ha agito bene in passato facendo altre cose, facendo il manager, perché sono manager a tutti gli effetti in altri settori, questo deve essere, cioè non puoi spostarlo, perché molte volte anche nella sanità viene fatto il gioco delle tre carte, cioè non è stato amministrato bene in una zona la parte sanitaria, viene magari tolto quel direttore da lì e viene spostato da altre parti. Un esempio ne è, per esempio, ci sono state alcune nomine di direttori generali per le ultime nomine che sono state fatte all'inizio del 2016, sono entrati nuovi direttori generali, è stato fatto il famoso concorsone, nel senso che per entrare i direttori generali dovevano passare questo concorsone. Allora, questo concorsone aveva diciamo determinate domande, c'erano vari percorsi, vari step. Chi non lo passava non poteva essere nominato direttore generale. Uno diceva: bene, se uno non lo passa, anche se erano già ex direttori generali, vuol dire che non lo vedremo mai più. Non è così. Alcuni non sono più stati nominati come direttori generali, ma li hanno fatti entrare da altre parti come direttori sanitari, cioè, capite? Allora, quello che non vogliamo noi è esattamente questo. Ci deve essere una trasparenza, altrimenti abbiamo molte persone, vediamo tante segnalazioni che ci vengono fatte in sanità, persone che hanno sempre lavorato molto bene, riconosciute, che magari fanno pubblicazioni, che sono persone che sono riconosciute da chi veramente riconosce anche la bontà della sanità, che sono i pazienti, che vedi quando si spostano, i pazienti seguono il medico perché sono bravi, sono medici bravi, sono magari primari bravi, o persone che non diventeranno mai primari perché non hanno conoscenze politiche, e questa assolutamente è una cosa che va sradicata, perché noi vogliamo che comunque, e credo che sia un desiderio, e quando dico noi, ecco, questa è una cosa che volevo sottolineare. Molte volte noi diciamo: siamo qui, siamo del Movimento 5 Stelle, siamo venuti oggi per presentare il programma del Movimento 5 Stelle, ma io vi assicuro che spesso si avvicinano a noi per dirci e per denunciarci delle cose persone che non sono del Movimento 5 Stelle, e magari ce lo dicono. Dico: guardate, io non sono del Movimento 5 Stelle, però almeno voi dite le cose come stanno, però siete gli unici che portano. Noi non abbiamo, ed è una delle ragioni, scusate, apro un inciso, ma lo dico sempre perché è una cosa di cui noi siamo orgogliosi, noi non abbiamo, non facendo mai accordi con le persone, con altri gruppi politici, noi non dobbiamo dare niente a nessuno, noi non dobbiamo riconoscere delle cose a qualcuno, perché che cosa succede? Io ve lo dico, in Regione Lombardia, siccome
comunque i partiti di maggioranza sono tanti partiti, è una coalizione di centrodestra. Allora che cosa succede frequentemente? E ne abbiamo avuto un esempio recentissimo, c'è qua la mia collega Yolanda Nanni con la nomina del difensore regionale. Che cosa fanno? Ma è una cosa vergognosa. In aula si passano, e io ho sentito in aula che li chiamavano proprio così i pizzini, dei bigliettini su cui scrivono votate questo, votate quell'altro. Ci sono degli accordi per dire... Allora, sulle nomine dovremmo trovare un accordo, è una cosa pubblica, quindi lo dico tranquillamente e serenamente, serenamente no, perché è una cosa che non è serena per niente. Però purtroppo che cosa succede quando fai le coalizioni? Che poi le persone si devono accordare, una cosa la concedi a me, una cosa la concedo a te, ed è esattamente il contrario di quello che vogliamo noi del Movimento 5 Stelle, perché non facendo questo tipo di accordi noi abbiamo la bocca libera. Possiamo quindi dire davvero quello che le cose come stanno senza dover sottostare a quelle che sono invece delle, così, delle regole che a noi non stanno bene. Quindi quello che vorremmo noi è davvero in modo meritocratico, e non è sempre facile, perché poi un'altra cosa che vorrei dire, e appunto Dario prima ha citato anche Alberto Donzelli, che davvero colgo l'occasione per ringraziare anch'io, perché poi ne parleremo, lui doveva oggi venire a presentare una grande parte sulla prevenzione e su quello che è un altro progetto di legge che abbiamo presentato all'inizio, che era un progetto sperimentale sul pagare la salute e non la malattia, di cui vi parlerò poi. Molte persone lavorano anche con noi senza però volersi esporre. Perché? Perché purtroppo tante persone, e ve lo dico nella sanità, che ci danno una mano e che si espongono in prima persona, che ci mettono la faccia, poi hanno delle ritorsioni. Questo lo troviamo una cosa vergognosa. Uno dei punti che abbiamo messo nel nostro programma è proprio quello di garantire le persone che fanno quello che viene chiamato whistleblowing, quindi che dicono e denunciano delle cose che non funzionano nella sanità e che non devono avere delle ritorsioni, perché poi a noi vengono, e vengono anche abbastanza spesso, persone che denunciano azioni di mobbing. Il mobbing nella sanità può essere fatto in molti modi, signori. Può essere spostata una persona più volte da un reparto all'altro in modo che non trovi mai una stabilità, possono essere cambiati dei turni, mettendo dei turni che sono diciamo dei turni quelli più faticosi, più fastidiosi, eccetera eccetera. Possono essere negati dei permessi. Ci sono tanti modi anche sottili in cui, se vuole essere fatto del mobbing, può essere fatto. E questo non deve avvenire, perché se vogliamo davvero andare verso una sanità che sia una sanità anche che riconosca la professionalità di chi ci lavora, perché un altro grosso problema della sanità è quello del personale. Poi ve ne parlerà Dario, che in questo momento mi ha abbandonato e non può farmi andare avanti, aiuto le diapositive per cortesia, se no poi qui si addormenteranno. E ecco, andiamo avanti, perché poi gli argomenti davvero di carne al fuoco ce n'è tanta e abbiamo dei tempi che non sono infiniti. Adesso passiamo a una spesa sanitaria pro capite. Quello che volevamo mettere in risalto con questa diapositiva è un trend. Diciamo che
c'è un aumento della spesa pubblica pro capite, però tenete conto che quando parlano di aumento della spesa pubblica pro capite, molte volte l'aumento reale, cioè quello che sarebbe necessario, è maggiore di quello che viene dato. Alcune volte vengono dati dei soldi, ma sono dei miliardi, perché ovviamente a livello nazionale sono miliardi, una quantità di miliardi inferiore a quello che sarebbe necessario. Quindi poi sui giornali escono, sono stati dati 2 miliardi, sì, ma ne servivano 4. Quindi i due che sono dati in realtà sono stati dati 2 miliardi in meno di quelli che servivano. In compenso sale quella che viene chiamata la spesa out of pocket. Allora, su quello che riguarda la spesa out of pocket, quindi la spesa con le proprie tasche, le persone spendono sempre di più come spesa propria. Perché? Allora, prima di tutto, quando siamo passati alla sanità privata, è stato detto passiamo alla sanità privata, cioè integriamo la sanità pubblica, che andava benissimo con la sanità privata, perché accorciamo le liste d'attesa. Io credo che chiunque sia qui presente possa testimoniare che le liste d'attesa non solo non si sono accorciate, ma si allungano sempre di più. Però abbiamo sempre la possibilità di pagare, per esempio, di tasca nostra quella che viene chiamata l'intramenia, cioè quelle che sono delle visite private fatte dal personale che lavora negli ospedali in orario non di lavoro. Allora, quello dell'intramenia è una questione diciamo molto delicata. Perché? Perché qui entriamo in un capitolo che è quello del riconoscimento, anche attraverso uno stipendio, di quelle che è la professionalità e il lavoro delle persone. Purtroppo sappiamo che non è un problema solo dei medici, degli infermieri, del personale sanitario. In Italia è un problema generale. Ecco. Proprio ieri io ho un figlio che è ingegnere, è uscito con il massimo dei voti, ha lavorato per il CNR, ha fatto 6 mesi di ricerca, poi a 600 euro al mese voleva mettere su famiglia e mi ha detto mamma lascio stare di fare il ricercatore, e proprio ieri mi diceva ah mamma finalmente ho trovato un lavoro che gli interessa e non un lavoro di ripiego, e mi ha detto caspita sai uno stipendio fantastico perché prende 1.400 euro al mese. Ingegnere laureato col massimo dei voti, ha fatto la tesi in Svizzera, è entrato al Collegio di Milano, cioè voglio dire un curriculum altissimo. Gli ho detto amore, in qualsiasi altro posto del mondo probabilmente guadagneresti il triplo. La stessa cosa è qui in Italia per quanto riguarda per esempio il lavoro degli ospedalieri, delle persone che lavorano per la sanità pubblica, ma anche degli insegnanti, signori, cioè voglio dire, ma anche di tutti quelli che lavorano, perché non ne facciamo una questione di purtroppo abbiamo un problema di stipendi. Allora che cosa succede? L'intramenia è quello che è stata data come possibilità ai medici che lavorano in ospedale per dire signori potete avere un apporto ulteriore. Però cosa succede? Per le persone, per il pubblico cittadino, l'arrabbiatura di vedere che tu prenoti una visita pubblica, cioè col pubblico, quindi pagando solo il ticket e magari il super ticket ovviamente qua in Lombardia, e la visita magari ce l'hai o l'esame ce l'hai dopo un anno, perché poi abbiamo delle cose vergognose, un anno e mezzo di attesa, e invece vedere che quando vai in intramenia ti dicono ma guardi sono 100 euro però fra 3 giorni, oppure quando vai in una struttura privata
accreditata avere lo stesso esame e tu sai che magari in quella struttura pubblica potresti farlo quell'esame e magari ti costerebbe meno fatto pagato privatamente che non col ticket, perché succede anche questo in Italia. Ecco, questo credo che sia davvero una cosa inaccettabile. Quindi la spesa privata di fatto è esplosa. Le persone, per avere delle visite che siano fatte in un tempo utile, diciamo, hanno speso sempre di più, anche perché il problema è che tante volte quando arrivi nelle strutture private accreditate, arrivi gli ultimi mesi dell'anno, hanno già esaurito quello che è diciamo il budget che hanno, quindi ti dicono: guarda, per quest'anno io non la posso più prenotare, se vuole la prenotiamo per gennaio dell'anno prossimo, oppure lo fa privatamente. Se una persona sta male, la visita la vuole fare subito. Cioè, tutti sappiamo che nessuno ha voglia di prendere, e quindi ci sono due fenomeni: aumenta la spesa dell'out of pocket, ma aumenta anche il numero di persone che non si cura perché non se lo può permettere, e quindi diventa davvero, ma davvero, un problema. Io ho notato una cosa, perché poi tante volte è poi quello che vedi in giro, no? Tutti i giorni, quello che ti dà il polso della situazione. Non so se ci avete fatto caso anche voi, parlando con tante persone, chiaramente sei vicino e le guardi in faccia. Avete visto quante persone adesso non si curano più i denti? Avete notato? Io lo noto continuamente, che era una cosa che in passato io non notavo così frequentemente. Tanti, perché la sanità pubblica passa quelle che sono le cure, non passano le protesi, quindi diventa davvero un problema quello. E non so se avete notato quante persone non si curano più. Ma perché? Ma non perché non lo vogliono. Questo poi, che cosa succede? Questo influisce enormemente, ed è bene che ci pensiamo poi, sulla spesa sanitaria. Se le persone non masticano bene, la prima digestione avviene in bocca. Le persone che non masticano bene poi hanno tutta una serie di altri problemi a livello digestivo che poi ricadono, perché poi diciamo che ci sono, e questo è solo un piccolo, insomma mica tanto, però è un esempio, ma abbiamo esempi così per tante cose, per delle persone che non possono permettersi la spesa sanitaria. Andiamo avanti con... Allora, la slide successiva dà dei dati sulla distribuzione della spesa. Sono dati che dicono la spesa sanitaria privata è aumentata del 3,2%, eccetera, eccetera. C'è anche questo dato sull'out of pocket in altri paesi europei. Come dicevo prima, in altri paesi europei c'è un riconoscimento degli stipendi che è ben diverso da quello dell'Italia. E poi l'Italia, ricordiamoci, che aveva la miglior sanità pubblica che c'era a livello internazionale. Aveva. Perché ci stiamo spostando, purtroppo abbiamo disfatto nel corso degli ultimi decenni una sanità pubblica che era davvero, ma davvero eccellente, e l'abbiamo disfatta spostandoci sul privato. La cosa molto interessante, se mi fai andare avanti una slide, però è questa. Questo, allora, noi avevamo un direttore generale della sanità che è andato via, si è spostato all'università, è andato a fare il direttore all'Università Statale di Milano. Questa
questo è un estratto, non sono parole del Movimento 5 Stelle, è un estratto molto preciso dell'audizione del 20 aprile 2016 dell'anno scorso in Commissione Sanità, dichiarazione del DG Welfare. Allora, a me, io vorrei che voi la leggeste bene. Quindi, conflitti di interesse o comunque portatori di interesse in private in sanità rappresentino in questa ragione dal 30 al 40% a seconda dal punto di vista. 30-40% del valore della dimensione economica del nostro sistema sanitario. La realtà è che rappresentano almeno l'80%, perché se oltre agli erogatori privati, che sono quel 30-40%, consideriamo tutta la produzione di beni e servizi, certamente questi interessi si ampliano. E questo, e vabbè, quello diceva, era un discorso precedente, questa estrapola, porta una massa di portatori di interesse, ognuno ovviamente con interessi assolutamente legittimi, ma orientati alla sua aurea, e richiede una regolamentazione, una regolazione davvero molto distante a favore del paziente. Allora, quello che, se passi alla slide successiva, quello che noi diciamo è questo, ed è per questo che diciamo che ci è necessario, assolutamente necessario, avere una piena trasparenza e dei controlli, perché purtroppo ormai il peso della sanità privata in Lombardia è tale che non può essere disfatta, cioè non possiamo prendere e dire e allora tutto pubblico, perché purtroppo noi dobbiamo anche, e questa è una cosa che dobbiamo fare perché siamo il Movimento 5 Stelle, quindi possiamo porci degli obiettivi, però dobbiamo guardare quella che è la realtà, perché le promesse che non puoi mantenere a noi non piacciono, quindi dobbiamo vedere quella che è una realtà. Come avete potuto leggere e come vedete da questa slide, l'incidenza è davvero molto alta, e se noi parliamo, come parliamo in Lombardia, di 10 milioni di persone, noi vediamo che, voglio dire, accedono alla sanità privata davvero milioni di persone. Non possiamo con un colpo di bacchetta magica prendere e dire ah, allora prendiamo e si ritorna come eravamo 20 anni fa. Non lo possiamo fare. Però, attenzione, però sicuramente questo trend sta andando avanti. Questo è veramente gravissimo e su questo davvero dobbiamo prendere e imporci adesso, subito. Questo lo possiamo fare immediatamente. Stanno disfando, stanno chiudendo i consultori dovunque, pubblici, per aprirne di privati, dappertutto. E qua abbiamo provato, abbiamo presentato una mozione che dovrebbe bloccare questa cosa. Stiamo curando che avvenga veramente così. Nella mozione abbiamo chiesto che non venga più chiuso nemmeno un consultorio pubblico, anche se ne hanno già chiusi tanti. Allora, non dobbiamo andare verso un ulteriore impoverimento della sanità pubblica, perché altrimenti ovviamente entrerà sempre di più la sanità privata. Quindi la prima cosa è bloccare, si chiudono i cancelli, nel senso si prende e si blocca questa emorragia verso la sanità privata. Il rischio qual è? Il rischio è quello che, andando sempre di più verso una sanità privata, ci troviamo poi come si trovino, cioè ci troviamo a essere obbligati a dover fare quello che già viene caldeggiato adesso, cioè a integrare con delle assicurazioni. Quindi bisogna prendere e integrare con delle assicurazioni, perché altrimenti le persone poi non ce lo possono fare. Quello che abbiamo sentito, abbiamo anche depositato una mozione che aspettiamo venga calendarizzata sul numero di medici di medicina generale che manca, perché ci sarà un'emorragia e non solo dei medici di medicina generale, mancano già altri medici nella sanità, quindi mancano pediatri, mancano anestesisti, mancano davvero delle figure specialistiche che non ci sono. E quando io nella sanità
sanità pubblica non posso dare un servizio, inevitabilmente entra la sanità privata, inevitabilmente. Cosa facciamo? Non ci curiamo più? No, ci curiamo comunque. E quindi una parte è accreditata, perché poi io vado a vedere quali sono i bisogni della popolazione, li devo accontentare, quindi dico ho bisogno di altre persone che mi diano questi servizi e devo accreditare della sanità privata, ma l'ho voluto io. Cioè è una volontà che c'è, è uno spostamento verso la sanità privata. Quindi che cosa mi sono sentita dire però quando abbiamo depositato questa mozione? C'è un problema anche per i medici, diciamo, quelli che danno la continuità assistenziale. Ci sono tanti problemi che non vengono risolti e professionalità anche che non vengono riconosciute nella sanità pubblica. E quindi poi si crea il malcontento da parte di chi fruisce della sanità, ma il malcontento anche di chi ci lavora, perché vengono demotivate le persone, e vi assicuro che ci sono tante persone che sono degli splendidi professionisti, dei medici che vengono totalmente demotivati. Perché? Perché non gli viene riconosciuto qualcosa che potrebbe essere riconosciuto. Allora io mi sono sentita dire, e adesso lo vedremo perché è uscita proprio ieri una delibera sulla gestione della cronicità, speravo di riuscire a portarla oggi ma sono 133 pagine, quindi è davvero una cosa che va guardata con molta molta attenzione. E quindi che cosa succede? Che mi hanno l'assessore nostro, gli ho detto, dico ma come faranno i medici, perché sono coinvolti i medici di medicina generale che dovranno gestire i cronici, in teoria prenotando attraverso delle società di servizi anche le visite ai cronici che si prenderanno in carico, ma già i medici hanno 1500 persone massimalisti, quindi ho detto come faranno, e mi ha detto non si preoccupi, tanto adesso si metteranno insieme e ogni medico potrà tornare ad avere, lui non mi ha detto tornare ma lo dico io, 2500 persone. Allora 2500 persone era più o meno la quota di pazienti che avevano i medici col sistema precedente, quello mutualistico. Quando siamo passati alla sanità nazionale, pubblica, siamo passati a una quota massima per ogni medico di 1500 pazienti. Adesso dovremmo, secondo quello che dicono loro, tornare. Perché? Perché i medici si devono aggregare, quindi ogni medico potrà avere più pazienti. Staremo a vedere che cosa succede, anche perché la gestione dei cronici potrà essere fatta anche dalla sanità privata. Come vedete ci spostiamo continuamente, sempre continuamente viene detto ma tutto quello che non può essere più fatto dal pubblico, intanto lavoriamo perché il pubblico non faccia un po' più fatica a farlo, più fatica, mancanza di personale, problemi di rispetto dei turni di riposo, cioè abbiamo tanti problemi nel pubblico per quanto riguarda proprio il personale, e a quel punto piano piano, e mica tanto piano piano, ci spostiamo verso il privato. Adesso io l'ultima cosa che presento, poi lascio la parola a Dario perché mi ha abbandonato, perché ho parlato molto, sono quelle che sono le linee guida per una sanità 5 stelle. Volevo spiegarvi un'ultima cosa prima di presentare questi che sono i principi. Come lavoriamo noi? Abbiamo un gruppo di lavoro che io ringrazio qua perché ci sono delle persone presenti e ringrazio veramente molto, è un bel gruppo di lavoro, un gruppo di lavoro molto attivo, ci sono tanti gruppi di lavoro che ci danno una mano a lavorare su questa cosa, uno ne ho costituito ma che comunque con cui abbiamo lavorato con tante persone sul socio sanitario, poi il socio sanitario lo riprenderemo dopo, e con questo gruppo di lavoro esaminiamo quelle che sono delle tematiche su cui dobbiamo lavorare in regione, ma abbiamo fatto anche un lavoro, abbiamo depositato una nostra proposta di un progetto di legge
legge per la riforma sociosanitaria e abbiamo elaborato anche queste linee guida che vorrei leggervi. Allora, le vedete qui, quindi il rispetto della dignità della persona, che riteniamo la prima, quello che è il principio portante di qualsiasi del nostro programma, sostenere il sistema sanitario nazionale e valorizzarlo per garantire migliori servizi ai cittadini al fine di favorire lo sviluppo e la coesione sociale, la promozione della salute, che è quello di cui vi parlavo prima, quindi tramite la prevenzione primaria, migliorare il sistema sociosanitario per quanto riguarda le politiche di welfare, perché sono state estremamente carenti in questi anni, se non assenti per alcune cose, tipo, io cito una, la salute mentale, che voglio dire, dopo la Basaglia poi è stato molto ma molto demandato a quelle che sono associazioni e famiglie. Il rispetto della dignità della persona, rifacciamo al primo punto, il diritto della persona a essere correttamente informata per un accesso consapevole e responsabile alle prestazioni sanitarie, questo è fondamentale per tutto quello che riguarda una corretta informazione prima, in modo che io possa scegliere davvero in modo consapevole e possa essere anche educato, tra l'altro, per quanto riguarda una corretta una prevenzione, quindi corretti stili di vita, ma anche il fatto dell'aderenza alla terapia, che molte volte non viene seguita. Questo ce ne dobbiamo fare noi, ognuno di noi, un punto di forza e un progetto, quello di essere correttamente informati. La sussidiarietà istituzionale, la valorizzazione delle risorse umane, quello di cui ho parlato fino adesso, il coinvolgimento degli operatori sanitari nei processi decisionali. Questi punti che vedete sono già i punti che abbiamo un po' elaborato, ovviamente sempre work in progress, nel senso che questa è la bozza di programma che abbiamo fatto grazie all'apporto dei gruppi di lavoro e delle esperienze che abbiamo fatto ovviamente in questi anni, e quindi sono una serie di punti che ci sembravano importanti, che vorremmo portare nel nostro programma. Come diceva Dario, poi andremo avanti, cioè andremo ad ampliarli oggi pomeriggio, però mi pareva importante, intanto li faccio scorrere perché potete leggerli, direi che sono molto ma molto chiari, questo PDL sulle liste d'attesa in elaborazione, quindi come vi dicevo è un work in progress, la razionalizzazione del sistema informatico sanitario è quello di cui vi parlerà Bruno, appunto, quindi è un po' quello il tema, quella che vi dicevo, implementare i controlli anche su costi per pulizia e mensa, perché sono un po' quelli che appunto incidono, quelli che nel project financing poi sono di gestione, no? Delle società che mettono aiutano poi a costruire gli ospedali, la partecipazione fondamentale, questa è una parte nostra fondamentale, del cittadino con la valutazione della qualità delle servizio delle persone, l'organizzazione, questo i genitori lo sanno bene quanto è importante, di nidi e scuole di infanzia nelle strutture sanitarie disponibili anche temporaneamente per le persone in visita, se io devo andare a visitare qualcuno e ho dei bambini piccoli, in teoria non potrebbero entrare negli ospedali, insomma ci sono, sappiamo, anche problemi poi sanitari, no? Di infezioni, quindi dovrebbe essere giusto, e qua comporta, ecco, ne approfitto per lanciare una cosa intanto che ci siamo, abbiamo anche un gruppo di lavoro in regione per lavorare sul programma per le pari opportunità, se qualcuno fosse
fosse interessato a partecipare a questo gruppo di lavoro, per cortesia mi contatta e lo inseriamo o la inseriamo nel gruppo di lavoro. Quindi ecco, e poi una parte, scusate, questa è davvero una parte, è un altro gruppo di lavoro davvero molto ma molto attivo, che è una parte, è il programma sulle tematiche animali, in cui abbiamo lavorato diciamo in questi anni. Quindi adesso lascio la parola a Bruno e grazie ancora per l'attenzione.